Giornata dedicata allo sport disabile qui oggi al Palaminardi di Ragusa, dove il CONI ha invitato le società sportive che si occupano di questa gestione sportiva per disabili nella provincia di Ragusa, e che effettivamente non sono poche. Dagli Arcieri di Vittoria alla scherma modica, con addirittura l'innovazione della scherma per non vedenti, a società che si occupano di badminton, di tennis tavolo, e con la ultima arrivata della stessa Passalacqua, che ha dato vita ad una squadra di basket in carrozzine che addirittura parteciperà ai prossimi campionati. È stata una giornata importante, ed è una giornata importante ancora in svolgimento, perché anche le scuole che sono state portate a vedere cos'è lo sport disabile, anche i ragazzi delle scuole possono capire che la disabilità può essere sì un problema, ma sicuramente risolvibile. E sul senso di questa giornata abbiamo chiesto sia al presidente Giastefano Passalacqua, al delegato del CONI, sia ad alcuni degli atleti che sono arrivati alla pratica agonistica disabile, anche qualcuno dopo aver purtroppo avuto un incidente che lo ha portato prima a momenti di sconforto, ma poi a risollevarsi e addirittura ad arrivare campioni del mondo. Passalacqua, presidente adesso del CONI, non più della... Delegato provinciale. Perfetto. Questa giornata oggi è una giornata dedicata allo sport disabile. È un intervento che il CONI ha in mente di fare anche prossimamente? Beh, il CONI è vicino a tutto quello che è il mondo dello sport, quindi anche il mondo paralimpico, anzi io ritengo che la parte paralimpica è quello che poi può contraddistinguere una società un po' più evoluta che non una di quelle meno evolute, quindi è proprio segnale di attenzione allo sport a 360 gradi. E, diciamo, quali sono le difficoltà che trova un'istituzione come il CONI nel rapportarsi con lo sport paralimpico? Beh no, non sono difficoltà, semmai ci sono lavori da fare, c'è da evidenziare la sensibilità dell'opinione pubblica, perché questi ragazzi, come i ragazzi di ogni disciplina sportiva, devono provare a superare i loro limiti. Certo, è bello vedere persone in carrozzina con oggettive situazioni di difficoltà che si impegnano e riescono a fare cose eccezionali, quindi deve essere assolutamente da sprono per tutti. Senta, diciamo, un ragazzo che possa trovarsi in questa condizione, no? Per avvicinarsi allo sport, cosa deve fare? Cerca una società, chiama il CONI stesso, quale potrebbe essere un percorso di aiuto? Ci sono tante società che si occupano proprio di sport paralimpico anche a Ragusa, e quindi oggi c'è proprio un assaggio di tutto questo, e quindi chiunque abbia voglia, anzi deve venire fuori dal proprio guscio, perché è importante, è fondamentale, è giusto che si cimenti in qualche attività sportiva, anche perché lo sport è surrogato della vita, e quindi se riesci a metterti in discussione nell'ambito sportivo puoi farlo anche nella vita, e questo ti può dare solo grandi benefici. Allora, Pippo Garruba, campione olimpionico di tiro con l'arco nei disabili, come ci si arriva ad avere la forza per diventare campioni? Ci vuole tanta volontà, passione e duro lavoro per arrivare a un obiettivo. Se tu ci credi puoi arrivare in qualsiasi obiettivo, ci vuole solo la volontà di fare le cose, di superare gli ostacoli. Da normodotato facevo tanto sport ed era più semplice. La disabile è un pochettino più duro, però se si vuole si può arrivare in lontananza. Ma secondo te ci vuole comunque una personalità prima, perché tu, diciamo, sei arrivato alla disabilità a causa di un incidente, quindi hai un percorso successivo. Ci vuole una forza, una personalità prima per poter poi avere questa forza da disabile di continuare, oppure si trova dopo? Sono motivazioni successive? Sono motivazioni che si possono acquistare dopo che succede qualche cosa. Io non pensavo che col tiro con l'arco potessi fare tanta strada, però dal momento in cui io mi sono deciso di affrontare questa situazione in carrozzina, allora ho avuto la volontà e la forza di andare avanti e di arrivare agli obiettivi. Senti, è vero che bisogna superare forse un momento difficile nei momenti successivi, no? Quindi magari a chi si può trovare in queste condizioni, cosa puoi dire? Qualcuno che magari si trova in una condizione di disabilità successiva, non... cosa deve fare? Deve aspettare, deve chiedere, deve avvicinarsi a qualcuno, ad un'associazione sportiva? Allora, io la prima cosa che ho fatto
sono un credente e ho creduto in Dio tantissimo. Dopodiché mi sono fatto le mie situazioni, obiettivi, e allora ho detto devo affrontare questa situazione in questo stato, e allora devo avere la forza e la volontà di poterci arrivare. Uno si deve prefissare degli obiettivi e poi piano piano si può arrivare, con l'aiuto anche di amici, delle famiglie. Quindi un'associazione sportiva è importantissima in questo senso. Sì, anche, ti appoggia, per cui ti sostiene, per cui di tutti gli allenamenti che fai, se sei da solo non puoi fare qualsiasi cosa. Ci vuole sempre un appoggio di una persona che ti aiuti. Tu sei un membro di questa nuova squadra disabili della Passalacqua. Intanto, tu conoscevi il basket prima? A livello di spettatore sì, ma a praticarlo no. Ho fatto altri sport. Il calcio soprattutto? No, in Italia, no, da disabile ho fatto peso, disco e giavellotto. E quindi come ti trovi in questa esperienza adesso di squadra? Perché quelli di prima forse erano sport individuali. Sì, questo di gruppo è bellissimo perché devi dare il massimo anche per gli altri ed è una nuova esperienza che da disabile, perché a livello quando ero normale, da calcisticamente, ci giocavo come squadra, come quindi, giocatore di gruppo. Tu sei arrivato alla disabilità per una sua infortunio sul lavoro. E com'è questo passaggio? Per spiegarlo, diciamo, a chi non lo comunque non all'inizio ti cade il mondo. Per te la vita è finita, la disabilità non la conosci, quindi non capisci tutti i problemi che poi ci sono. Poi incominciano i problemi, perché capisci veramente che hai un'amputazione, una difficoltà motoria, in tutto. Poi piano piano cominci a viverla. Devi capire che la vita deve continuare, quindi testa alta e vai avanti. Quindi questa cosa importante, dicevi che non si conosce, no? Quindi tu trovi. Hai trovato delle difficoltà. Sì, no, sì, per sì. Dire, diciamo, a chi parcheggia, per esempio, nei disabili, che non è un soprattutto questa è una cosa. Io da disabile evito di parcheggiarci perché capisco che ci possono essere persone in carrozzina. Quindi io una volta che ho una protesi parcheggio nei parcheggi normali. Anche per dire, per esempio, lo spazio a ragazzi, amici, gente che ha veramente un gradino, per esempio, per voi è un grosso problema. Ma soprattutto una salita, soprattutto, quindi cose che, diciamo, noi normodotati non riusciamo a capire. È bravo, e si sottovalutano tutte queste cose, quindi invece sono bisogna importanti. Lavorare sul dare veramente aiuto a tacchi. Adesso voi cominciate il campionato in basket domani pomeriggio. Dove volete arrivare? È l'inizio, per noi l'importante è iniziare, partecipare e raccogliere esperienza su tutte le partite che facciamo, perché sulla carta li perderemo tutti, ho capito. Però sarà per il prossimo anno, e per invogliare altre persone a venire e a giocare con noi, quindi ci vogliono nuove ragazzi giovani. Invitiamo tutti a venire a vedere, perdere. Sì, soprattutto. Domani pomeriggio alle 4 tutti al Palatinato. Ok, grazie Francesco. Prego.